nel tempo delle aspettative incerte, nel tempo della fatica di produrre crescita e occupazione, come non porci il problema di incoraggiare l'impresa a tastare il nuovo terreno, anche se incerto, se insicuro e se probabilmente destinato a smottare e a produrre arretramento? Noi dobbiamo incoraggiare l'impresa. E come farlo in modo tale che non ne subiscano conseguenze le tutele, il modo giusto di valorizzare il lavoro, di dare valore al lavoro, ma nella dimensione nuova in cui il lavoro anche trova valore, che prima di tutto è nella possibilità di apprendere, di migliorare se stesso, di essere occupabile, se non attraverso la flessibilità contrattata, non unilaterale, contrattata. La norma dell'articolo 8 contenuta nella manovra non nasce dal caso, nasce da una cultura antica, nasce dalla cultura di quel sindacato che quando si fece lo Statuto dei Lavoratori nel 1970 non era d'accordo. Non era d'accordo, e non mi riferisco a quello che poi non fu d'accordo neanche alla fine e che adesso dice che non si tocca. E allora non era d'accordo, mentre io socialista avevo 20, me lo ricordo bene perché feci la battaglia per lo statuto, ero d'accordo. Adesso mi fa ridere che quelli che non erano d'accordo, cioè la CGIL, non si tocca. Ma è la CISL disse allora una cosa molto preveggente, molto anticipatrice, probabilmente non attuale. E fu Don Alcattin a condurre la CISL al consenso, lui che raccolse dalla morte di Brodolini la conclusione dell'iter dello Statuto dei Lavoratori. Quando la CISL diceva il mio statuto è il contratto, con l'orgoglio dell'organizzazione che si fida di se stessa e si fida delle relazioni industriali. Allora perché, chiedetevi perché quell'articolo 8 è frutto di un dialogo con CISL, UIL, Confindustria? Perché la CISL non ha paura dei propri quadri, dei propri delegati, di poter discutere anche di alcuni segmenti dello Statuto dei Lavoratori nella dimensione aziendale? Ovviamente non sono in discussione i diritti fondamentali e universali del lavoro. Quali sono i diritti fondamentali? Quelli universali. Se non sono universali, non sono diritti, sono tutele, sono altre cose. L'articolo 18 non è diritto, è tutela. Se fosse diritto fondamentale dovrebbe essere applicato a tutti, ma quando qualcuno cercò di fare il referendum per estenderlo a tutti, manco la CGIL fu d'accordo, per capirci, quindi di cosa parliamo? È entrato peraltro con un emendamento nello Statuto dei Lavoratori, non era nel testo preparato proteso alla normazione ministro Brodolini e professor Gino Giugni, che lo assisteva. Allora, che cos'è il contratto aziendale se non il luogo nel quale in prossimità, o il contratto territoriale per le microimprese, nell'artigianato, nell'agricoltura, il luogo nel quale in prossimità le parti dialogano fra di loro, si confrontano, guardano concretamente alla possibilità di un'espansione, di una crescita, negoziano, discutono, possiamo trasformare 30 contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, ma sostituendo la reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di licenziamento illegittimo, non discriminatorio, non per maternità, non per gravidanza, sono nulli in radice. Di quelli nulli in radice non si possono occupare le parti, perché è come non ci fossero stati e quindi di quello non possono negoziare, ma solo di quelli in cui la giusta causa non è stata riconosciuta dal magistrato. In quel caso possono le parti, a fronte della trasformazione di 50 co-co-co, di 30 contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, possono le parti disporre anche delle conseguenze, del modo di sanzionare un eventuale licenziamento illegittimo, incoraggiando quel datore di lavoro, per cui se si interrompe l'intuito persone tra egli e quel lavoratore, pagando si intende 15 mensilità, 17 mensilità, quello che le parti decideranno nella concretezza di quel contesto. O potrà un'area deindustrializzata nel mezzogiorno, ma non solo nel mezzogiorno, potrà attrarre investimenti anche mettendo in gioco questo unicum che esiste nel panorama europeo della regolazione del diritto del lavoro. E ho citato tra i vari contenuti quello più scomodo. Gli altri sono l'orario, il mansionamento, sono altri aspetti dell'organizzazione del lavoro e della produzione. Quello che conta è l'idea che noi facciamo la scelta
della flessibilità contrattata, che noi facciamo la scelta coerente con il percorso di questi anni di voler sviluppare quanto più il sistema di relazioni industriali, che non può che avere il suo baricentro nell'azienda, nel territorio, là dove le persone sono a gomito l'uno con l'altro, là dove possono insieme condividere le fatiche ma anche i risultati. E non a caso siamo partiti dall'idea di una parte del salario destinata a essere sempre più importante, che deve essere tassata non secondo progressività ma in modo premiale, secco, conveniente, oggi al solo 10%, perché è espressione di questo condividere da parte del datore di lavoro e del lavoratore. Questo è un modo di far prevalere il lavoro sul capitale, il lavoro, i lavori sul capitale. Questo è un modo di affrontare compatibilmente con la nostra tradizione, ma anche con la volontà di continuare a dare valore alla persona, un tempo difficile nel quale la competizione possa essere davvero, secondo la radice etimologica del competere, il cercare insieme, ma qualcuno arriva a dire anche il correre insieme, il cercare insieme.